Pippo tutto polino, quando becco Mini gli faccio l'occhiolino. Io Pippo, questo è il mio nome, un giorno di questi svaligio paperone. Ciao a tutti ragazzi, allora come sapete, salve, benvenuti nella soffitta di Pippo. Allora, come sapete, il giannizzero nero è uno dei miei personaggi preferiti e spesso ho consigliato Dago in diversi video, no? Molti di voi mi hanno chiesto come fare a recuperare, quali numeri recuperare, come fare per avere la collezione completa, e molti di voi lo volevano leggere dall'inizio. Io avevo consigliato questo, che è Dago nuova ristampa colore. Andatevi anche, magari vi metterò anche il video del, il link del video è sotto in descrizione. Però sono già arrivati al numero 44, quindi sono già un po' di anni di pubblicazione. Come fare a recuperarlo? Bene ragazzi, potete cogliere l'occasione al volo, perché sta uscendo in edicola, esce in questo momento in edicola la raccolta di Dago. Io non l'ho presa, non ce l'ho per farvela vedere, perché giustamente, avendo già la collezione completa, non mi vado a comprare le raccolte. Però, come voi sicuramente sapete, no, che Aura Editoriale non distrugge le rese, no? Queste vengono messe e riproposte in edicola sotto forma di raccolte, e quindi diciamo è un'occasione d'oro per i collezionisti, no? Per chi magari si è perso qualche numero, o per chi vuole finalmente approcciarsi a questo grande, grandissimo, meraviglioso personaggio che è Dago. Quindi non aspettate oltre, correte in edicola, perché nella raccolta ci sono tre numeri, i primi tre numeri di Dago nuova ristampa colore, e lo pagate quanto un numero e mezzo praticamente, cioè lo pagate meno della metà del prezzo di quanto dovrebbero costare. Quindi diciamo si va anche a risparmiare. Io compro già le raccolte, per quanto riguarda ad esempio Lancio Story, no? Compro già la raccolta, e quindi convengono molto sinceramente. Ragazzi, mettetemi un like se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se nei commenti se avete comprato anche voi questa raccolta di Dago. Ci vediamo alla prossima, grazie per seguirmi sempre, ciao ragazzi.